Se possedete Red Dead Redemption 2 e giocate a Red Dead Online su console PS4, potrete tranquillamente contattarmi su uno dei miei social per richiedere la mia richiesta di amicizia sul PSN e poter giocare insieme a Red Dead Online. Inoltre, se volete, potrete anche supportarmi come creatore nel negozio oggetti su Fortnite scrivendo il mio ID Epic Games, OrcuVerdeGamer12, scritto anche nella descrizione. Supportandomi come creatore e avendo l'amicizia su Epic Games, avrete anche l'opportunità di giocare con me su Fortnite. Per maggiori informazioni vi invito ad andare a guardare il video nella descrizione che si intitola Epic Games estende in modo permanente l'evento supporta un creatore. Ciao a tutti orchetti, sono OrcuVerde. In questo video vi mostrerò un nuovissimo solo Super Money Glitch. Per duplicare le carcasse dei Puma e venderle all'infinito in pochi secondi, guadagnando così soldi infiniti su Red Dead Online. Prima di iniziare vi invito tutti quanti a condividere il video, poi a lasciare un bel pollicione in su bomba e seguirmi sui social, pagina Facebook, Instagram e canale Telegram. E se volete entrate anche nel gruppo Telegram per parlare insieme, trovate tutti i link nella descrizione. E iniziamo subito! La prima cosa che dovrete fare è recarvi in Freedom, in questo punto preciso della mappa, a Blackwater. A questo punto dovrete premere il tasto PS, poi andare su impostazioni, rete e poi premere due volte il tasto PS per ritornare nel gioco. Quando sarete ritornati nel gioco dovrete premere una volta la freccia sinistra per aprire il menu del free roam, poi dovrete premere X su giocatori, poi premere R1 per spostarvi nella categoria amici e a questo punto dovrete selezionare un vostro amico che sta giocando in un altro free roam su Red Dead Online, in modo che sarà possibile unirsi alla sua sessione. Se l'opzione Unisciti alla sessione sarà disabilitata, dovrete selezionare un altro amico. A questo punto dovrete premere X su Unisciti alla sessione e appena la schermata di gioco diventerà tutta grigia, velocemente dovrete premere due volte il tasto PS, poi premere due volte il tasto X per rimuovere e aggiungere la spunta su Connetti a Internet e subito dopo premere il tasto PS per tornare nel gioco. Fatto ciò, comparirà prima questa schermata con scritto Attenzione, connessione a internet interrotta. Ripristinerà per giocare a Red Dead Online. Poi dovrete premere X per confermare, poi comparirà quest'altra schermata con scritto Attenzione, sei stato disconnesso da Red Dead Online e stai per tornare al menu principale. A questo punto dovrete premere X per confermare, dopodiché comparirà quest'altra schermata con scritto Attenzione, impossibile unirsi, impossibile recuperare i dettagli della sessione da giocatore da te indicato. E a questo punto dovrete premere il tasto X per uscire. Facendo questo il gioco vi farà tornare nel menu principale e a questo punto dovrete selezionare Free Roam e attendere di spawnare. Quando sarete spawnati in Free Roam, vi farà spawnare sicuramente nei dintorni di Blackwater e a questo punto ragazzi dovrete recarvi in questo punto preciso della mappa, che sarebbe la zona dove si trova facilmente un puma. In questa zona dovrete cercare e uccidere il puma, cercando di ucciderlo con un solo colpo alla testa, utilizzando il fucile bolt action,
con le munizioni express, così che il puma morirà al primo colpo e la carcassa dell'animale sarà perfetta. Se la carcassa del puma sarà perfetta, vi farà guadagnare più soldi quando l'andrete a vendere dal macellaio. E dopo aver ucciso il puma, non dovrete scuoiarlo. È molto importante, ragazzi, non dovrete scuoiarlo, altrimenti il money glitch non funzionerà. Ma dovrete raccoglierlo, poi caricarlo sul proprio cavallo e poi recarvi nuovamente in questo punto preciso della mappa a Blackwater. A questo punto, con il proprio cavallo, dovrete recarvi in questo punto preciso davanti al macellaio e scendere dal cavallo. Poi dovrete entrare nel sarto e avvicinarvi a questa porta, che sarebbe la porta del guardaroba. E a questo punto, ragazzi, dovrete tenere premuto il tasto quadrato per recarvi nel guardaroba e subito dopo premere velocemente e ripetutamente il tasto cerchio per tornare indietro, per uscire subito dal guardaroba appena compariranno le opzioni del guardaroba. Fatto ciò, dovrete uscire dal sarto e, se tutto starà funzionando correttamente, il proprio cavallo non ci sarà più e la carcassa del puma sarà per terra davanti al macellaio. A questo punto dovrete prendere la carcassa del puma, poi recarvi davanti al macellaio, poi dovrete tenere premuto il tasto L2 per selezionare il macellaio e poi tenere premuta anche la freccia destra per poter vendere al macellaio. E a questo punto dovrete vendere la carcassa di puma guadagnando $13.50 se la carcassa di puma sarà perfetta. Quando avrete venduto la carcassa di puma al macellaio, dovrete premere la freccia in alto per fischiare, per chiamare il proprio cavallo. E se tutto starà funzionando correttamente, quando il proprio cavallo sarà venuto vicino a voi, sopra al proprio cavallo ci sarà ancora la carcassa di puma che in realtà avete venduto poco fa. E a questo punto, ragazzi, dovrete salire sul proprio cavallo, poi recarvi in questo punto davanti al macellaio e scendere dal cavallo, poi recarvi dentro al sarto e recarvi nel guardaroba continuando a premere ripetutamente e velocemente il tasto cerchio, poi uscire dal sarto, prendere la carcassa di puma, venderla al macellaio, poi fischiare per chiamare il proprio cavallo, continuando ad eseguire sempre quest'ultimo passaggio per continuare a duplicare le carcasse di puma e venderle all'infinito. Inoltre, potrete eseguire questa money glitch tranquilli, senza essere disturbati oppure uccisi dagli altri giocatori, in quanto dopo aver eseguito i passaggi di questa money glitch è come se avreste la modalità passiva, in quanto nella mappa sarà solamente visibile l'icona del proprio personaggio, ma in realtà il personaggio non sarà visibile agli altri giocatori in free roam. Inoltre, nemmeno voi, dopo aver eseguito questa money glitch, potrete vedere i personaggi degli altri giocatori in free roam. Mi raccomando, orchetti, sfruttate questo solo super money glitch prima che venga patchato per guadagnare un sacco di soldi su Red Dead Online, visto che, come dovreste sapere, su Red Dead Online è molto difficile guadagnare soldi. Appena questo money glitch non funzionerà più, scriverò subito patchato nel titolo del video per avvisarvi. Quindi, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate un bel pollice in su, un commento, iscrivetevi al canale, condividete il video, poi seguitemi sui social. Trovate tutti i link dei miei social nella descrizione. E da Orcuverde tutto, ci vediamo al prossimo video. Bella!
Ciao.